sentito un grande abbraccio, un grande applauso ad Alfredo Martini. Che torna felicemente tra di noi dopo appunto avere attraversato dei momenti non facili, ma Alfredo Martini è abituato a superare anche i momenti difficili. Accanto a lui un campione che per due volte ha vinto il titolo mondiale e che ora guida la nazionale azzurra, Paolo Bettini. Io non so se questo sarà il titolo di questa opera di Busini, omaggio a Franco Vallelin, perché si potrebbe aggiungere anche qualche altra frase. L'umiltà vincente. Perché? Perché, come è stato detto al maestro Busini, lui non ha inteso immortalare Franco così, in quel blocco di marmo. Ha inteso mettere in evidenza la sua statura di atleta, di tecnico, ma dell'uomo. Ecco perché l'umiltà vincente. Franco era amato prima di tutto dal gruppo, cosa importante, essere amati dal gruppo e dalla gente. Era famoso nel mondo, ma la sua popolarità non guastò mai la sua indole, quella dell'uomo che non vuole essere alla ribalta, ma che vuole lavorare e cercare di fare il meglio per gli altri. Franco era in cerca del bene. Franco, noi lo ricordiamo, si parla di Vallelini e ci viene in mente la foresta di Arenberg, quando lui usciva tutto solo da quelle pietre infernali, come se fosse uscito dal parquet di casa sua. Era straordinario. Noi dobbiamo ricordarlo anche come uomo. Uomo di una simpatia eccezionale, grande raccontatore. Noi lo vediamo sempre quando Bettini andava di fianco alla ammiraglia e lui dava e parlavano e lui dava quei suggerimenti che la sua grande esperienza gli permetteva di poter dare. Ecco. Franco, abbiamo detto, è immortalato. Franco è qui con noi. Franco ci sente, Franco lo possiamo toccare con il nostro spirito e con la nostra anima. Grazie. Buongiorno a tutti. Sapete, Franco, io con Franco avevo un legame particolare perché sì, abbiamo condiviso tanti successi. Lui è stato il mio CT perché... praticamente su 12 anni da professionismo il 90% delle nazionali a cui ho partecipato lui era il commissario tecnico. Abbiamo costruito insieme agli altri ragazzi della squadra e delle squadre i successi che abbiamo portato in Italia, io personalmente, ma con Cipollini, con Vallan e non solo. Franco era un qualcosa di più. Franco mi ha aiutato in un momento mio difficile, quando nel 2006, dopo pochi giorni aver vinto il primo mondiale, che mi sono trovato di fronte alla realtà della vita, quando ho perso mio fratello. Ecco, Franco è stata una delle persone che mi ha aiutato a reagire, mi ha aiutato ad andare avanti e mi ha fatto capire che la vita, finché c'è, deve andare avanti e bisogna godersela nel migliore dei modi. Siamo andati avanti, poi purtroppo siamo arrivati al triste giorno che la ruota ha girato, tanto per rimanere in tema di bici, e ci ha lasciato. Però, come diceva Alfredo,
per chi lo ha conosciuto e lo ha frequentato, non solo guardandolo, ascoltandolo da atleta, era una persona eccezionale, era un amico, era un fratello e era sempre disponibile con tutti. Tante volte mi chiedevo e gli chiedevo: ma come fai? Riusciva a fare 5-6 presenze al giorno pur di non dire no a nessuno e per essere presente quando la gente lo voleva e lo chiedeva. Franco era speciale, Franco simbolicamente è lì, ma come diceva Alfredo è sempre in mezzo a noi e mi fa particolarmente piacere essere qui a parlare di Franco, perché qui davanti si giocheranno tante maglie importanti nella prossima settimana. Io devo andare a lavorare fra poco perché i mondiali stanno per iniziare. Spero veramente che, se è vero che dal 2010, da quando sono entrato alla guida della nazionale, non siamo ancora riusciti a salire sul gradino anche più basso del podio, ma a salire sul podio, io spero che questo avvenga a Firenze. Grazie. Grazie. Appena sono arrivata qua, nonostante qualche difficoltà sul traffico, insomma, sono rimasta ancora più convinta che valeva la pena e vale la pena ospitare i mondiali di ciclismo nonostante tutto questo. Questa è la prima manifestazione, diamo un po' il via da qua ai mondiali, e voglio dire che a tutto questo, e lo dico sotto la statua di Ballerini, abbiamo forse anche un po' guidati da lui, collaborato tutti e tutti insieme, nonostante tanti discorsi e tante polemiche che avete letto. Vi garantisco che tutti quelli che sono a questo tavolo, la regione, il comune, la provincia, vedo la Sonia, il comitato organizzatore, tutti abbiamo lavorato all'unisono e lavorato duro affinché tutto questo si facesse e fosse per Firenze un grande momento di festa, di sport, di gioia e non un momento di difficoltà. Credo che lo sarà. E lo sarà, e si parte bene stamani, lo partiamo bene oggi inaugurando la statua di una grande persona. Riflettevo qualche giorno fa, perché ricordavamo Stefano Borgonovo, un altro grande campione scomparso non da moltissimo, che Firenze si affeziona ai grandi campioni non solo perché sanno dare calcio a un pallone bene, oppure perché sono bravi a correre in bicicletta, ma perché sono persone di valore. E credo che nessuno più di Franco Ballerini questo lo dimostri. Lo diceva bene chi mi ha preceduto, ma ne parlavamo con suo fratello, che ha voluto fortemente questa statua e l'inaugurazione all'inizio dei mondiali di ciclismo. Firenze si affeziona ai grandi campioni perché, oltre che essere grandi campioni, sono persone di grande valore, incarnano fortemente nel loro comportamento, anche fuori dai campi di gara, i valori di questa città. Per questo io sono particolarmente contenta che questo mondiale parta con l'inaugurazione di una statua dedicata a Franco Ballerini, che mi piace ricordare. Voi lo avete ricordato, siete molto più bravi di me, più esperti di me di ciclismo. Voi lo avete ricordato come grande campione. Mi piace dire che inauguriamo la statua anche dedicata a una grande persona, che ha portato dentro di sé i valori dell'amicizia, della testimonianza, i valori veri dello sport, perché noi vogliamo che questo mondiale sia anche un mondiale di sport, e si parli di questo, si parli di ciclismo e non di altre cose. Grazie allo scultore che ha lasciato a Firenze anche tante altre statue, tanti altri ricordi, mi pare ricordo Fioretta Mazzei all'Albergo Popolare, io ci sono abbastanza affezionata, faccio l'assessore alle politiche sociali, quindi un'altra persona di rara bellezza nella sua interiorità. Quindi grazie allo scultore, grazie a tutti voi, sono contenta che tutto questo, che questa grande festa parta con l'inaugurazione della statua di Ballerini, che sono sicura ci guarderà, ci proteggerà e ci darà una benedizione da dov'è, perché tutto si svolga nel migliore dei modi e questa sia davvero per Firenze un grande momento di festa, di gioia, di sport, che il mondiale cominci. Signora.
grazie.